Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Iron Head 96. Finalmente ho potuto guardare lo speciale dei Guardiani della Galassia, che va a chiudere la fase 4 insieme a Black Panther Wakanda Forever, che già è uscito quando è uscito no, il 13 novembre. Questo speciale Guardiani della Galassia, ragazzi, dura 50 minuti e si chiude in maniera che non mi aspettavo, in una maniera con una rivelazione che non ci hanno mai detto nei film la Marvel Guardiani della Galassia, perché sentite bene, Mantis è la sorella di Peter Quill, perché il padre di Peter Quill, essendo anche padre di Mantis, aveva, diciamo, uccisa la mamma, e quindi è diventato anche perché la mamma era stata uccisa, e quindi Yondu è diventato anche il padre di Mantis. E questa è una rivelazione che ci viene detta all'interno di questo speciale che dura 50 minuti. Questo è il primo punto che mi sono che ci ha detto questo speciale della Galassia. Ma questo speciale della Galassia, come ben sapete, è diretto da James Gunn, che è l'ultimo, oltre naturalmente al terzo film di Guardiani della Galassia, che uscirà più là, ed è l'ultimo film che chiude la saga, l'arco narrativo di questi personaggi che abbiamo visto nel Marvel Cinematic Universe. A me dispiace, perché sapete che James Gunn, anche con la DC, con Just, no, si sono, la Snyder, no, la Snyder Cut, ma Missione Suicida, Suicide Squad, ha fatto un buonissimo lavoro. E quindi, come ben sapete, lui, dopo questo, diciamo, questo cortometraggio, dopo l'ultimo film che andrà a trattare i Guardiani della Galassia, andrà in casa Warner, e sono molto molto contento di questo fatto. E questo speciale, ragazzi, è come Licantropus, ovvero è uno speciale da una trama molto semplice, ma che può avere dei svolti narrativi intrecci anche nel futuro. La storia è molto intrigante, intrigante, e va a parlare, ad esplorare praticamente non tutti i personaggi che vediamo come spesso declinazione, ma semplicemente due, Drax e Mantis, che vanno a prendere e, tra virgolette, rapinare praticamente. Aspettate che mi sono segnato. Ah, che, mi sono, il nome dell'attore, Kevin Bacon, che vanno a rapire questo attore, Kevin Bacon, che veramente è un attore che ha girato diversi film, e lo portano praticamente per farlo come regalo di Natale a Peter Quill. Quando Peter Quill lo viene poi a scoprire nel finale del corto, è veramente bellissimo, perché, come ben sapete, Mantis ha il potere di controllare la mente delle persone, e quindi diciamo che Kevin Bacon è, diciamo, sotto il potere di Mantis, e quindi è contento di stare nel pianeta ovunque, pianeta tra l'altro piccolo riferimento ai celestiali che abbiamo visto anche in Eterni, e quindi loro, cioè lui è contento. Quando poi Mantis lo leva da questo incantesimo, lui si mette paura, perché giustamente non si trova più sulla Terra, ma si trova in un pianeta dove vede Rakuten, diciamo, questo parla, e trova Cosmo, e trova tutto questo mondo dei Guardiani, che è un mondo, come ben sapete, che avete ben a conoscere nel Marvel Cinematic Universe. E quindi fanno questo regalo a Peter Quill, portando questo Kevin Bacon nella galassia. Diciamo che questo corto è un corto. Prima di andare avanti, voglio parlarvi degli easter egg, oppure dei piccoli riferimenti alla Marvel, perché ce ne sono parecchi. Se guardate attentamente l'episodio, vabbè, il primo riferimento è praticamente quando loro si trovano nella città hollywoodiana, e si vede un cartello dove c'è la Dynasty Kingo. Kingo è il personaggio che avete imparato, che se avete visto Eternals, prodotto dalla fase 4, sapete che il riferimento a quel film là, quel personaggio lì, è chiaro e tondo, perché in Eternals Kingo era anche un attore hollywoodiano che era diventato famoso e organizzava, diciamo, delle tour. Anche in questa circostanza ci viene ripresentato, e il collegamento ci può anche stare. Poi altri easter egg sono ovunque il pianeta dove c'era l'ex collezionista che avete visto in Infinity War, se avete visto il film. E poi diciamo che ci sono anche altri riferimenti, come il regalo che viene fatto a Rocket Raccoon, che c'è la voce di Vin Diesel, e il braccio di Bugs Bunny, ovvero il soldato d'inverno,
che avete imparato a conoscere nel Marvel Cinematic Universe, perché lui, dopo Civil War, è andato in vacanza e si è fatto curare, e lì, se vi ricordate la battaglia, non aveva più il braccio argentato dei primi film, ma aveva il braccio con la nanotecnologia dei Wakandiani. E questo è un altro piccolo easter egg che mi è piaciuto veramente, veramente tanto. Ragazzi, lo spirito di questo corto è di presentarci ed avvicinarci a Natale, perché l'aria natalizia si sente, si vede, è molto colorato ed è molto bello, perché voi sapete, il Natale è un periodo dell'anno che aspetto sempre. Il Natale è quella sorta di magia, perché si sente nei negozi, si sente nell'aria, si sente dove dice di Ciro, perché Natale è bello, è questo che. Questo è il messaggio che ci vuole anche far capire questo attraverso Kevin Bacon, l'attore che interpreta se stesso, che vuole far conoscere il Natale ai guardiani della galassia che non sanno il Natale cos'è. Infatti, nel rapimento di Kevin Bacon, ragazzi, guardatevi quelle scene, perché Drax e Mantis cioè, praticamente, quando lo vanno a rapire, ci distruggono mezza casa, distruggono l'albero di Natale e si portano le decorazioni pensando che fossero umani. Infatti, c'è una decorazione di un elfo, e Drax dice: "Ah, ma quello è Robin Hood", per dirvi. Infatti, poi alla fine il regalo di Drax è proprio un altro pupazzo di Robin Hood, classico, diciamo, film in casa Disney. Altri riferimenti sono, beh, gli Avengers, perché è ambientato da Hollywood anche, quindi c'è Capitan America, dove Mantis, che non è vero Chris Evans, ma è un'imitazione. Ci sono riferimenti a Capitan Marvel, a Black Widow, Iron Man. Vabbè, questi ormai li abbiamo imparati a conoscere. Ragazzi, che dire, James Gunn, ragazzi, sa sempre colpire nel segno. Per concludere la fase 4, veramente questo è un prodotto veramente che mi è piaciuto, perché ti porta delle dinamiche mature, ti porta delle dinamiche come lui spesso sa fare, e ve lo consiglio, perché morirete dalle risate. Dura 50 minuti, ma vi fa ridere, vi diverte e vi fa avvicinare al Natale con lo spirito giusto. Ragazzi, questo è tutto riguardante lo speciale Guardiani della Galassia. Noi ci vediamo in un altro video. Vi ricordo che la fase 4 è finita e il prossimo film sarà Ant-Man and the Wasp: Quantumania a febbraio. Noi, ragazzi, grazie mille per l'affetto e guardatevi questo speciale, perché vedete, sto ancora ridendo, perché sto ancora immaginando le cose che combina Drax quando andrà a rapire Kevin Bacon. Cioè, assurdo. E poi se lo vedete capirete. Ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video e vi voglio bene 3000. Siete la mia forza. Lo sapevo che Gunn non avrebbe fallito e infatti non ha fallito, perché questo speciale è uno dei prodotti, secondo me, che metterò insieme a Black Panther, Wakanda Forever, dei migliori, perché veramente vale. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, voglio bene 3000, da Iron Nerd 96 e 3.